Nelle ultime ore abbiamo visto ancora una volta le due Italie. L'Italia di Amadeus, che vuole portare sul palco di Sanremo dieci donne e questo scatena la reazione delle donne. Le ultime in ordine di tempo, Claudia Gerini, Eter Parisi, eh, Ambra Angiolini. E l'Italia di Pietro Anastasi, un'Italia umile, in bianco e nero, Un'Italia di un uomo che esce di scena quasi in silenzio, senza clamori, eppure è stato un campione. Otto campionati giocati con la Juventus a Torino, dove da siciliano. È arrivato senza dover andare a lavorare alla, alla Fiat ma mh, andando lì a rappresentare eh, quella Sicilia che si voleva riscattare e che andava al nord per riscattarsi dall'altra parte Amadeus che costruisce un Sanremo diverso che deve accreditarsi, che deve cercare di fare tutto sommato l'anti Carlo Conti e l'antifazio e deve trovare delle formule innovative. Non si pensa quasi mai a quanto saranno belle le canzoni, ma che cosa accadrà su quel palco. E così propone questa formula delle dieci donne belle. Non si sa se necessariamente sono state scelte perché intelligenti, perché lui stesso dice un passo indietro rispetto all'uomo. Ci sono anche due influencer e due fidanzate. E scoppia la polemica, a farla scoppiare sono altre donne, altre donne che potevano, vista la loro notorietà, essere anche coinvolte a Sanremo, e cioè Eter Parisi, che poteva tranquillamente sostituire la zia Mara Venier, oppure Ambrangiolini o Claudia Gerini, e invece... Quest'ultima addirittura ha lanciato l'hashtag Boicottiamo Sanremo perché non si può dare la stessa immagine della donna sempre e comunque. Oppure c'è anche chi ha proposto dieci uomini che presentano Sanremo, non necessariamente belli, ma devono essere impegnati, intelligenti, capaci di esprimere qualcosa. In tutto questo delle canzoni si parla sempre meno, si parla di Michelle Obama che non è andata, c'è sempre la paura che si possa fare... Politica, cosa dirà Benigni e Fiorello? Che invece fa sapere che non sa ancora una minchia, ha detto proprio ufficialmente di quello che deve fare. Insomma, Sanremo sta per nascere così e mentre accade questo, mentre le polemiche infiammano il nostro paese, ci dividiamo, litighiamo. Accadono anche delle altre cose importanti, come per esempio il giudizio della Cassazione che dice che Carola Racchette non andava arrestata, sì, la capitana di quella nave che ha salvato un po' di migranti. È buono, a 71 anni, un campione della nazionale e della Juve e tutti ripensiamo a quell'Italia in bianco e nero, a quell'Italia forse un po' più povera, ma forse un po' più bella.